Sono in corso le notifiche ai 6 indagati per l'incidente dell'elisoccorso a Campo Felice. È passato un anno dall'incidente dell'elicottero del 118 Aquilano a Campo Felice, che costò la vita, lo ricordiamo, a 6 persone tra equipaggio e imbarco. Walter Bucci, medico rianimatore, Davide De Carolis, tecnico dell'elisoccorso del soccorso alpino, Mario Matrella, tecnico vericellista, Giuseppe Serpetti, infermiere, Ettore Palanca, il ferito che era stato soccorso dall'equipaggio, e Gianmarco Zavoli, il comandante dell'elicottero. La Procura della Repubblica ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone con l'accusa di disastro aereo colposo e omicidio colposo. Si tratterebbe di manager e tecnici privati, soggetti che si occupavano a vario titolo della formazione dei piloti. L'indagine è condotta dal PM Simonetta Ceccarelli, che oltre ad avvalersi del supporto dei carabinieri dell'Aquila si avvalsa anche della consulenza di 2 esperti, uno dei quali è Stefano Benassi, un pilota di elicottero che è considerato tra i maggiori esperti in materia. L'ipotesi della Procura della Repubblica dell'Aquila è che il comandante Gianmarco Zavoli, in condizioni di scarsa visibilità, come quelle che c'erano nel giorno dell'incidente, si affidò a una manovra di istinto, anziché seguire tutte le istruzioni strumentali previste in casi del genere. Se non lo fece, secondo la Procura, è perché non aveva ricevuto un adeguato e specifico addestramento individuale né frequentato dei corsi di aggiornamento. Secondo gli esperti, in sostanza, Zavoli era riuscito ad evitare un primo impatto, fatale invece il secondo, contro il costone di Monte Cefalone, ma anziché attenersi alle regole che ci sono sul volo strumentale, avrebbe cominciato a compiere una serie di manovre e di virate che poi hanno condotto all'incidente.